Ciao amici, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il cinema cult. Questa volta parliamo del film Il maledetto United, film drammatico, sportivo, biografico del 2009, diretto da Tom Hooper con attore protagonista Michael Sheen. Racconta i 44 giorni sulla panchina del Leeds United da parte di Brian Clough, succeduto al suo acerrimo rivale sportivo Don Revie. Ma chi è Brian Clough? È un ex calciatore, si è dovuto ritirare all'età di 28 anni per un terribile infortunio dopo che aveva realizzato circa 250 gol in altrettante partite, quindi aveva la media di quasi un gol a partita. A 30 anni diventa allenatore, comincia nelle leghe minori, fino a quando viene preso dal Derby County, che è questa squadra di seconda divisione inglese, una società senza particolari ambizioni, di solito occupa posizioni di bassa classifica. Un giorno però il sorteggio della Coppa di Lega metterà di fronte Derby County contro niente poco di meno che il Leeds United, che è la squadra più forte d'Inghilterra. Brian Clough è contentissimo perché avrà l'occasione finalmente di sfidare una squadra di Premier League, soprattutto di incontrare il suo mito, che è l'allenatore Don Revie. Provengono tutti e due dalla città di Middlesbrough. Brian Clough ha una reale venerazione per quest'uomo, che lo considera il top tra gli allenatori. Arriverà il giorno della partita, il Leeds arriva allo stadio, Brian Clough è lì per dare la mano e conoscere il suo mito, ma verrà completamente ignorato da lui. Rimarrà talmente deluso per questa cosa che la partita quasi passa in secondo piano. Chiaramente il Leeds la vincerà facilmente, però la partita è incredibilmente violenta, fallosa, e Brian Clough capisce che alla fine questa grande squadra è costretta a fare falli per vincere le partite, diciamo. Quindi rimarrà doppiamente deluso, perché questa sua icona, questo suo allenatore che ha sempre mitizzato, alla fine si rivela comunque come una persona che non predilige lo spettacolo, ma predilige di più vincere in maniera scorretta. In più, poi, finisce la partita e Don Revie per la seconda volta ignora il nostro Brian Clough. Addirittura si vedrà negato anche il brindisi che, come consuetudine, si fa a fine partita. Questa cosa ferisce veramente nell'animo il nostro Brian Clough. Con il suo assistente fidato Peter Taylor deciderà in quel momento che non gliela può dar vinta così. È lui che vuole diventare l'allenatore più forte, perché ha visto come consegue risultati Don Revie giocando in maniera scorretta. Si affiderà all'intuito di Peter Taylor, che è appunto il suo fido collaboratore e ha una capacità incredibile per selezionare, trovare dei giocatori. È un vero talent scout e con pochi soldi a disposizione riesce a trovare immediatamente tre giocatori, uno per ogni ruolo praticamente, che possano far fare il salto di qualità alla squadra. Così avviene nel giro di pochi mesi, dalle posizioni di bassa classifica, il Derby County arriverà a vincere il campionato di seconda divisione. Nel giro di qualche anno arriverà fino addirittura a vincere la Premier League all'ultima partita proprio a danno del Leeds United, in un campionato meraviglioso e rocambolesco. Da qui in poi comincia la favola di Brian Clough, che diventerà uno degli allenatori più celebrati della Premier. Però che cosa succede? L'anno dopo disputerà la Coppa dei Campioni e sarà eliminato dalla Juventus. A quel punto lui, per stimolare il suo presidente a rendere la squadra più competitiva, quindi ad acquistare nuovi giocatori, rassegnerà le sue dimissioni. È un gesto plateale, ma inaspettatamente queste dimissioni vengono accettate e il nostro Brian Clough si ritrova senza squadra. Verrà contattato poco tempo dopo dal Brighton, una squadra che milita nelle leghe minori, ma dopo 8 mesi riceverà un'offerta che non potrà rifiutare. Eh sì, perché alla sua porta ha bussato il Leeds United. Il suo allenatore Don Revie è stato chiamato in tutta fretta dai vertici federali. Dovrà allenare la squadra dell'Inghilterra. Non si è qualificata per i mondiali del 1974, quindi hanno chiamato l'allenatore più forte in quel momento, che era Don Revie. Lo chiamano alla nazionale, si libera il posto a Leeds United, e a chi pensano? Pensano appunto al nostro Brian Clough.
Ryan Gosling non sta più nella pelle, è contentissimo. Finalmente va in una squadra con delle ambizioni, va nel top club della Premier League. Litigherà però con il suo assistente Peter Taylor, che vorrà rimanere al Brighton per una questione di correttezza. I due litigheranno, tra i due la mente è Peter Taylor, non è Brian Clough. Brian Clough è ambizioso, è uno che sa spingere la squadra alle massime prestazioni, ma quello che conosce i giocatori è Peter Taylor, quindi i due litigano. Brian Clough approderà quindi a Leeds, avrà un po' tutto l'ambiente contro da subito, i giocatori che manifestano una certa antipatia verso il nostro allenatore, sono affezionati a Don Revy. Già dal primo giorno Clough rinfaccerà ai giocatori di essere scorretti, di praticare un calcio violento, di non riuscire a giocare bene, di vincere soltanto ricorrendo a delle scorrettezze. Questa cosa non va giù ai giocatori, che vedranno Clough già come l'allenatore da far fuori. Anche la società del Leeds si accorge che Brian Clough non è tanto interessato alla panchina del Leeds in sé, è ossessionato dal dimostrare di essere più forte del suo predecessore. Saranno 44 giorni d'inferno. Questa è la trama del film, che si svolge su due piani narrativi per cui si intrecciano passato e presente di Brian Clough. Un film bellissimo, messo in scena alla grande dal nostro Tom Hooper. Realizzare un film sul calcio non è assolutamente facile, ma lui ci riesce benissimo, con questa sceneggiatura perfetta, questa fotografia, questa messa in scena, dei tempi dinamici assolutamente pregevoli, una fotografia con dei colori stupendi, una ricostruzione degli anni 70 incredibile, un mix tra bianco e nero e colore che va a miscelare bene le scene dove ci sono immagini d'archivio e le scene del film, e che vanno ad esaltare questi due piani narrativi che sono dei continui flashback che si ripeteranno per tutto il film. Si parla di 44 giorni sulla panchina del Leeds, e nel frattempo con tutti i vari flashback del passato che riaffiorano e che creano questo collage che fa capire allo spettatore tutta la storia, e lo spettatore viene catapultato proprio nel film. Un film sportivo che mostra la visuale, questa volta non tanto del giocatore, dell'atleta, ma ci mostra direttamente la visuale dell'allenatore. Un Michael Sheen a dir poco monumentale riesce a interpretare alla perfezione questo allenatore pittoresco degli anni 70, Brian Clough. È sicuramente uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio inglese. È stato l'antesignano, diciamo, di Mourinho. Se vedi Mourinho, in tutto e per tutto ricorda Brian Clough, proprio perché Brian Clough era altezzoso, voleva vincere, era ambizioso, voleva essere sempre al centro dell'attenzione, voleva essere lui la prima donna. Fu profetico quando venne messo di fronte a Don Revy, che era stato chiamato alla guida della nazionale, e in questa trasmissione televisiva prendeva in giro il nostro Brian Clough, che stava navigando in brutte acque con il Leeds, e Brian Clough profeticamente gli disse: sì, ma vediamo fra 5 anni dove sarai tu e dove sarò io. E fu effettivamente profetico. Perché? Perché Don Revy perse la panchina dell'Inghilterra nel giro di poco tempo, e il nostro Brian Clough, naturalmente sto parlando di altri episodi che poi non riguardano strettamente il film, ma ve li dico semplicemente per capire al meglio il personaggio, prese un'altra squadra, il Derby County, facciamo l'esempio che era il Trapani, e lo porta in Coppa dei Campioni dopo aver vinto uno scudetto, va a prendere un'altra squadra, sempre in provincia, che naviga anche questa squadra in brutte acque, una provinciale che potrebbe essere il Crotone, per fare un esempio. Prenderà questa squadra, che è Nottingham Forest, vincerà la seconda divisione, poi arriverà in Premier League e dopo poco tempo vincerà la Premier League, andrà in Coppa dei Campioni, vincerà il primo tentativo e l'anno seguente farà addirittura il bis. Quindi Nottingham Forest ancora oggi è l'unica squadra in Europa ad aver vinto un campionato, ma aver vinto bensì 2 Coppe dei Campioni, ossia 2 Champions League. Questo è Brian Clough.
un film da vedere e rivedere, come sempre, tra quelli che vi consiglio, perché è un film che non riguarda soltanto il calcio, non è soltanto un film sportivo, è un film sull'amicizia. Amicizia tra il nostro Brian Clough e il suo amico Peter. L'unione fa la forza. Nel momento in cui sono assieme, viaggiano all'unisono, sono sulla stessa frequenza d'onda, sono imbattibili. Nel momento in cui litigano, diventano fragili. Soprattutto Brian Clough, che perde la sua spalla quando non ha Peter, capirà di aver sbagliato. E i due torneranno di nuovo assieme. E vinceranno ancora. Quindi è un film anche sull'amicizia, sui rapporti, sulle varie dinamiche, anche viste come rapporto tra allenatore e squadra. Quindi un film veramente interessantissimo e da vedere assolutamente. Come sempre vi ringrazio per il supporto, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi sul canale, più ne siamo meglio, eh? Lasciate anche qualche commento positivo, un bel pollice blu, e condividete anche questo video. Mi raccomando, a me non resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo cult. Un saluto da Maurizio. Ciao.